Ciao ragazzi, benvenuti al Parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, MKM Hero in anteprima. Ragazzi, questo è il prototipo che ha Tommaso. Non è ancora ovviamente in vendita, ripeto, prototipo ragazzi. Spettacolare, tra l'altro siamo qua da Marco di Ciao a Coltelleria tutti, Scintilla. ciao. Finalmente ragazzi, sono arrivato qua, è un'ora che mi guardo in giro e sto chiedendo a Marco mille cose. Adesso vediamo con cosa vado via ragazzi. Per il momento Tommaso è stato gentilissimo, è venuto a farmi vedere il prototipo. Ragazzi, è veramente un gran bel pezzo, già provato anche in tasca, che poi quando andrò via, ragazzi, non so in che tasca sarà, però in tasca non si sente neanche, veramente manicatura, il coltello è in mano, sta benissimo, ragazzi, anche se è sottile, in tasca non si sente. E soprattutto è fatto in modo stondato e quindi veramente lo mettete in tasca e ve lo dimenticate. Dorso della lama tondo, come piace a me, ragazzi. Quindi per andare a tagliare non avete nessun problema. In mano sta da Dio, ragazzi, e col vostro mignolino andate tranquillamente a cambiare inclinazione al taglio. Però poi ve lo faccio spiegare bene da Tommaso. Cosa mi piace tantissimo sono le mostrine, ragazzi, integrate al corpo del coltello, quindi non sono applicate, ma sono integrate al corpo in titanio del coltello. Movimento di chiusura, ragazzi, backlock è uno dei miei blocchi preferiti, però ovviamente va a gusti, ripeto, per me è uno dei blocchi più sicuri, quindi veramente consigliatissimo. Ragazzi, MKM qualità, comunque è un coltello che appena prendete in mano è subito lo sentite che è un pezzo di qualità. Pezzo disegnato da Tommaso, sapete che i suoi design mi piacciono, non per quel qua di fianco, ragazzi. Lo sapete benissimo, tra l'altro sto andando a provare il Viper Tank, sempre di Tommaso. Ci sarà anche un pezzo di Tommaso che abbiamo già girato sul balcone più famoso d'Italia. Tommaso, dacci due. Io ragazzi vi posso dire quello che è, non l'ho provato. Ovviamente, essendo un prototipo, l'ho preso in mano adesso, ripeto, Tommaso è venuto a farmelo vedere, quindi vi do le mie sensazioni. Così, preso in mano adesso è un gran bel pezzo, però Tommaso sicuramente vi spiegherà molto meglio di me, appunto, il coltello, un po' la sua genesi. Ok, allora per il resto chiaramente aspettiamo quando lo proverai. Ok, alza un pochino la voce che mi sa che non ti piglia. Perché Ok, siamo poveri e non abbiamo ancora preso il microfono, come mi state chiedendo. allora il coltello nasce chiaramente insieme a MKM che mi ha chiesto di fare un coltello full size, per cui tutti quanti quelli che diranno è grande, è grosso, non va bene per i DC cittadino, no, lo È sappiamo. un coltello da uomo. È un coltello, cioè diciamo che è la dimensione ideale che anch'io porterei se non ci fossero limiti legali, nel senso Certo. che con un coltello di questa dimensione qui fai praticamente tutto quello che fai senza andare su un fisso. Certo. Ecco, io dopo questa dimensione qui tendenzialmente andrei su un fisso. L'idea era che fosse comunque orientato anche a chi fa servizio, per cui coltello completamente ambidestro, doppio piolo di apertura, sistema backlock per cui sgancio uguale che lo stia usando con la destra, che lo stia usando con la sinistra. E, come al solito, preveniamo la solita polemica. Il backlock è difficile da aprire? Non è difficile da aprire, non è difficile da chiudere perché io posso chiuderlo a due mani, ma posso anche avviare la chiusura e chiuderlo tranquillamente con una mano se l'altra è occupata. Stessa cosa in reverse, anche in reverse si apre velocemente, nessun tipo di problema, anche se non c'è un wave, se non c'è un flipper, se non sono altri sistemi più trendy. E, come sempre, su tutto quello che io disegno, grande importanza dell'ergonomia, per cui tre dita che appoggiano nell'incavo principale del manico, ultimo dito, il mignolo, che va a chiudere e cambia a seconda di quanto stringete, e qui lo fa l'indice, l'inclinazione della lama rispetto al polso. In più, e questo secondo me è importante soprattutto per l'uso outdoor, che è probabilmente il principale che avrà questo coltello, possibilità di andare a mettere l'indice in posizione avanzata sulla parte piatta delle mostrine e quindi a fare tutti quanti i lavori quelli più di fino, avendo Certo, un controllo certo. maggiore della lama.
Chiaramente il coltello lavora bene anche in reverse, ha un buon appoggio per il pollice, lavora bene anche in reverse in questo senso qui. Se vado ad esempio senza fare le solite cose, combattimento non combattimento, vado ad aprire dei cartoni e mi serve avere il movimento di tirata, con questo qui non ho niente che mi si pianta nella mano, riesco a farlo tranquillamente. E altre cose, come diceva Floriano, le finiture sono finiture da coltello gentleman, per cui bordo superiore della lama stondato, lama che in questo caso è stone wash, zigrinatura sul pulsante di chiusura, tutto quanto fatto come Dio comanda, come è giusto che sia su un MKM. In più clip che riporta il logo MKM laserato e è di quelle fonde, spero che si veda nel video, il coltello praticamente scompare in tasca, rimane comunque semplice e veloce da estrarre, ma essendo stondato ci si dimentica di averlo. Non dà proprio fastidio, ragazzi, provato, non si sente proprio, anche se... Io devo dire la verità che allora MKM è stata così cortese da darmi il prototipo in maniera tale che abbiamo fatto anche un pre-test, perché io l'ho usato, l'ho portato, ci ho fatto parecchie cose, visto che è definitivo, è già temprato, quindi è un coltello come, quasi come quelli che saranno in produzione. E io sono rimasto stupito nonostante l'abbia disegnato, perché il profilo finale delle guancette veramente lo fa dimenticare addosso, e non essendo un coltello piccolo, non essendo un coltello particolarmente leggero, io non mi aspettavo che fosse così comodo. Bene. Alle volte capitano anche i colpi di fortuna. Ragazzi, alla fine del video vi metto una carrellata di foto, così ve lo faccio vedere un pochino nei dettagli anche, adesso lo facciamo qui da Marco. E chiaramente, cosa che interesserà più del resto, fine estate come disponibilità. Adesso vedremo esattamente quale settimana, comunque verso la fine dell'estate sarà disponibile nei negozi. E a te. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Posto. Ciao. No ragazzi, vabbè, a parte gli scherzi, adesso glielo devo ridare a Tommaso, torna pure nell'inquadratura. Oh, si è messo lì pronto a prendermi perché aveva pure che scappassi veramente. Andavo verso la porta. Ragazzi, grazie mille a Marco, che mi ha fatto piacerissimo venire a trovare nella sua coltelleria. Venite a farci un giro ragazzi, che qua c'è da perdere la testa veramente. Un'ora che sono dentro a parlare con Marco, da perdere la testa. Tra l'altro mi aspettano su a monte, quindi un'ora di ritardo, ma spesa veramente bene. Grazie mille a Tommaso che è venuto e mi ha fatto vedere il prototipo, è già amore. Bellissimo, bellissimo veramente. Ragazzi, da Coltelleria Scintilla, da Tommaso Ruimici, dal pacchetto del tagliagole è tutto. Buona ciao, giornata ciao. E ciao! Fuori tempo tutte e due, rifacciamo. Buona giornata e ciao! Ciao.